Eccoci qua, vediamo un po' se siamo in diretta. Sì, Facebook mi dice di sì, aspettiamo ora forse. Ora siamo in diretta, vediamo un po'. Un momento di assestare il tutto. Sì, penso proprio di sì. Buonasera, aspettiamo qualche minuto e diamo la possibilità a tutti coloro che vogliono partecipare, che hanno avuto l'alert anche via mail di partecipare alla diretta di oggi 11 marzo in orario. Ho fatto tardato di un paio di minuti forse, però sono in perfetto orario. Ok, aspettiamo qualche secondo, vediamo se c'è qualcun altro che si collega. Oggi affrontiamo vari argomenti. La solita premessa: questo video lo lascerò pubblicato sulla pagina, quindi poi con calma ve lo potete rivedere in un momento successivo. Quindi, se magari vi sfugge qualcosa da chiedere o magari non capite qualche informazione che dirò al volo, state tranquilli, basta andare in pagina anche stasera, domani, insomma, lo lascerò pubblicato sulla pagina per ascoltare le informazioni che vi darò stasera. Allora, aspettiamo ancora qualche istante. Come al solito, qua non riesco a capire perché mi dà tutte queste belle funzioni Facebook. Allora, un attimo di pazienza che iniziamo. Effetto posting video. Vabbè, lasciamo stare. Un attimo ancora di pazienza, anche perché volevo collegarmi anche a se qualcuno mi dà, come al solito, notizia se si sente bene, mi fa una grande cortesia. Se l'audio è ottimale, se qualcuno mi scrive nei commenti che si sente bene, che si vede, non è molto importante, però la cosa importante è che l'audio sia perfetto, quasi perfetto, insomma, che mi sentiate bene. C'è qualcuno di buona volontà che mi scrive sì, mi scrive no? Mi sentite? Altrimenti è un po' difficile iniziare la diretta, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se qualcuno mi scrive se mi si sente. Intanto volevo capire anche qui, volevo far partire la diretta anche su YouTube. Quindi andiamo sia su Facebook che su YouTube, sul canale Finstart di YouTube, così eccoci qua. Vediamo se ci troviamo sia su Facebook. Un attimo di pazienza, ragazzi. Aspettare anche qui. Ok, oggi come al solito parleremo di Resto al Sud, come al solito, la pagina si chiama Finstart Resto al Sud, ma daremo qualche importante novità sulle procedure di Resto al Sud, sui requisiti soggettivi per poter accedere a questa domanda. Allora, fatemi mettere anche qui. Ok, perfetto. Allora, come forse già sapete, allora aspettiamo che parte anche su YouTube. Eccoci qua. Allora, trasmetti dal video. Intanto qualcuno mi ha scritto se si sente l'audio. Vediamo un po' se nei commenti c'è qualcosa, ma possiamo anche iniziare, direi. Mi dà come al solito notizia se si sente bene. Eh sì, si sente. Si sente bene? Ah, Giulio, grazie, scusa, ma non riesco a leggere i commenti come al solito, quindi li ho visti dal cellulare. Giulia, buonasera. Giulia è una nostra cliente che, ecco, partiamo da questo esempio, poi affrontiamo i vari argomenti. Giulia è una testimone empirica del successo di una domanda presentata con Resto al Sud. È stata seguita da noi, dalla Finstart, un progetto, non scendo nei particolari, anche per questione di privacy. Poi, se vorrà lei dare qualche
qualche messaggio lo farà senz'altro lei. Però è un progetto molto interessante, molto carino, artigianale, quindi produzione artigianale di prodotti tipici della sua zona, tipici locali, ed è stata ammessa alle agevolazioni. È nel, diciamo, il settore dell'artigianato, quindi è stata ammessa alle agevolazioni già qualche tempo fa, e adesso, correggimi se sbaglio, Giulia, è in una fase post-approvazione, quindi sta attendendo l'esito da Invitalia per quanto riguarda il provvedimento di concessione, perché come sapete, una volta ammessa alle agevolazioni, bisogna una società, se non è già costituita, aprire il conto corrente alla ditta o alla società e poi attendere l'esito di mutuo alla banca, perché come sapete una parte è finanziata dalla banca, la restante parte arriverà direttamente dal ministero, quindi dai soldi di Invitalia arriverà questo contributo a fondo perduto. Giulia, se non ricordo male, in questa fase di attesa del provvedimento di concessione di Invitalia, che è un documento in buona sostanza che serve per avere la prima tranche del finanziamento. Non mi dilungo, quindi poi se vorrà lei aggiungere qualcosa lo farà, però è una nostra cliente dello studio e quindi mi fa piacere che sta partecipando alla diretta. Allora, le importanti novità, come vi dissi nel precedente video, la principale è sicuramente l'aumento dell'età anagrafica. Quindi oggi per accedere alla domanda, per presentare la domanda Resto al Sud, è stato innalzato il limite di età a 55 anni, come sapete, ovvero 56 non compiuti. Restano salvi gli altri requisiti, quindi la localizzazione nel Sud Italia, il limite di spesa massimo richiedibile per le attività e l'oggetto delle attività ammesse alle agevolazioni, che ripetiamolo ancora una volta, sono tutte le attività che prevedono il commercio. Resta escluso, così come resta escluso il settore agricolo, ovvero la coltivazione, diciamo, diretta del fondo, ma non la trasformazione, ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli. L'oggetto dell'attività che prevede la trasformazione di un prodotto agricolo è ammessa alle agevolazioni. Ok? Diciamo questa sola eccezione. Tutto il resto è escluso. Quindi, attività di produzione di beni o servizi quali possono essere? Sono centinaia o forse migliaia le attività ammesse alle agevolazioni, quindi non vi lasciate, come dire, fuorviare da questa dicitura un po' fredda, tecnica. Produzione di beni o servizi significa servizi alle persone, servizi alle imprese, quindi possono essere ristoranti, bar, ludoteche, B&B, quindi il settore del turismo, le strutture ricettive come B&B, affittacamere, il settore sportivo, palestre, centri estetici, studi professionali, studi odontoiatri, studi di medici, studi di ingegneria, tutte le attività che, ripeto, prevedono la produzione di beni e servizi nell'accezione più larga possibile, possono essere ammesse alle agevolazioni mediante questa misura Resto al Sud. Il commercio escluso, c'è diciamo un chiarimento da fare. Il commercio inteso come appunto vendita di un bene che non prevede la trasformazione interna all'azienda è esclusa dalla normativa Resto al Sud. È chiaro che se io presento una domanda come ristorante o pizzeria, produco la pizza, è chiaro che la vendo, quindi c'è una transazione commerciale, ma in quel caso non si tratta di commercio, ma si tratta di produzione che è sicuramente destinata poi alla vendita, che può essere l'azienda o la persona fisica, insomma il cliente finale. Come ogni attività imprenditoriale, ovviamente il fine ultimo è quello di vendere. Vi dico questo. So che per molti è scontata questa cosa, però ci tenevo a sottolinearla perché un utente ci ha scritto: ah, allora io non posso presentare la domanda perché non mi ricordo bene l'attività, ma comunque era un'attività
molto usuale, perché comunque io vendo, commercio questo tipo di prodotto. Era un'attività anche lì artigianale, se non ricordo male. Al che io gli dissi: no, guarda, non è commercio, il tuo settore è materia prima, il materiale di consumo, lo lavori, lavorazione all'interno della tua futura o attuale azienda, ed esce un prodotto finito che è diverso da come era entrato. Quindi, subendo questo processo di trasformazione, è chiaro che si tratta di un'attività di produzione, che poi tu quel bene lo vai a vendere e quindi lo commercializzi sul mercato di riferimento. È un altro discorso, ma non bisogna confondere il settore commercio dagli altri ammessi alle agevolazioni. Ok, quindi facciamo chiarezza e non andiamo in confusione. Il commercio qual è? Un negozio di abbigliamento, ecco, quello è il commercio in senso stretto, un negozio di articoli sportivi, un negozio che vende scarpe, faccio un esempio banale, però quello è inteso come commercio, e quindi escluso dalla normativa del Sud, perché acquisto la scarpa, la metto in dettaglio, ecco, commercio al dettaglio, vendo quel prodotto, ma io il prodotto non lo tocco, non lo trasformo, non gli applico nulla. Infatti noi abbiamo seguito un progetto di un ragazzo che produce scarpe, nel senso che lui acquista la scarpa neutra, vergine. Questa è un'idea molto carina di questo ragazzo che giovanissimo, quindi non aveva molte esperienze lavorative, ma un progetto ammesso alle agevolazioni. Lui acquista dall'estero, dalla Cina, queste scarpe neutre, vergini, e mediante dei macchinari previsti nel piano di spesa, quindi nel programma che è stato poi ammesso alle agevolazioni, le personalizza. Quindi, oltre a colorare, oltre ad applicare delle stampe particolari, può personalizzare in base alle esigenze specifiche della sua clientela la scarpa. Quindi entra magari grigia, faccio un esempio, senza lacci, senza etichette, senza nessuna scritta, subisce questo processo di personalizzazione della scarpa o di colorazione di questi prodotti e fuoriesce un prodotto finito a marchio aziendale o a marchio del cliente. Poi vabbè, c'erano delle particolarità. In questo caso sì, io vendo la scarpa, ma l'ho prodotta, nel senso che esce fuori dall'azienda un prodotto fatto da me. La scarpa neutra è intesa appunto come materia prima aziendale, ecco, che nasce un'azienda di produzione a tutti gli effetti, una piccola bottega artigianale che è stata comunque ammessa alle agevolazioni. E questo è un classico esempio di attività che prevede naturalmente la commercializzazione di prodotti, però è ammessa alle agevolazioni perché tratta di attività di produzione di beni. Ho fatto diciamo, ho aperto questa parentesi perché ogni tanto mi vengono in mente, in base alle vostre richieste, in base alle domande che ci fate qui su Facebook, su YouTube, tramite mail, approfitto di questa occasione per rispondere e fare chiarezza su questi piccoli aspetti, per accedere, per presentare, diciamo, la domanda, i requisiti soggettivi. Quindi, nelle ultime settimane la novità è stata l'innalzamento del tetto anagrafico a 55 anni, tutto il resto è rimasto invariato. Quali sono le importanti novità di cui vi volevo parlare questa sera? La Fistart in queste settimane, diciamo, di assenza, e mi scuserete, abbiamo lavorato molto sull'implementazione di nuovissimi strumenti messi a disposizione degli aspiranti beneficiari, degli aspiranti imprenditori che vogliono presentare appunto la domanda Resto al Sud. Come sapete, chi ci segue già da un po' di tempo, è attivo un videocorso che è utile per la corretta preparazione di tutta la domanda di finanziamento, che si chiama La chiave del finanziamento. Però era, diciamo, l'unico servizio attivo che consentiva però in maniera autonoma o comunque insieme ad un nostro consulente di presentare la domanda. Oggi abbiamo implementato nuovi servizi aggiuntivi, diversi, molto più accessibili rispetto alla chiave del finanziamento e che si possono sposare con le singole specifiche esigenze di ognuno. Perché questo? Perché qualcuno ci ha scritto che non ha
non aveva la possibilità di acquistare il videocorso. Qualcuno ci ha scritto invece che non aveva modo di seguire il videocorso online. Abbiamo tagliato la testa al toro, ci siamo scervellati su come potevamo servire anche questa fetta di utenti che avevano queste, chiamiamole, difficoltà, e quindi abbiamo implementato dei nuovissimi servizi, però ne parliamo fra poco. Prima di affrontare questo argomento, quindi aspettate fino alla fine di questa diretta che dura pochi minuti ancora, non vi trattengo molto, rispondiamo ad alcune domande che ci sono arrivate nel frattempo. Se avete qualche domanda da fare potete scriverci qui in diretta, cercherò di rispondervi. Quindi per tutti coloro che hanno intenzione di presentare domanda o che già l'hanno presentata e quindi si trovano in una qualche domanda, potete farmela qui in diretta, vi risponderò sulle varie procedure di Invitalia. Intanto rispondo a qualche domanda, ce me le sono segnate, qualcuna non a tutte perché veramente ne sono arrivate parecchie. E dal colloquio, due utenti diversi ci hanno scritto: quanto tempo passa per avere una risposta dall'invio della domanda e dal colloquio? Piccola premessa: come molti già sapranno, bisogna affrontare un colloquio, quindi una volta inviata la domanda telematicamente, bisogna attendere 60 giorni di tempo. Nel frattempo, nell'attesa di questi 60 giorni, ovvero dall'invio della domanda fino all'esito, nel frattempo verrete convocati ad affrontare un colloquio con i valutatori di Invitalia. La data, ovvero il termine di convocazione del colloquio, non esiste, perché dall'invio della domanda possono convocare, per esperienza ve lo dico, in base all'esperienza di tutti i nostri clienti, possono convocarvi dopo 2 giorni o possono convocarvi al 50° giorno. Ma vi posso garantire, almeno in base alle nostre esperienze, vi dico che ne abbiamo protocollate parecchie di domande adesso al sud, non supereranno mai i 60 giorni di tempo. Mai. Questo cosa significa? Significa che se, per esempio, quel ragazzo che mi ha chiesto, ma dal colloquio io l'ho inviato più di un mese fa, possibile che ancora non mi rispondano? Allora, se tu la domanda l'hai inviata il giorno X e hai avuto la convocazione dopo appena 2 o 3 giorni, è normale che potresti attendere anche più di un mese. La cosa importante è che il totale diciamo, delle due tranche temporali, invio domanda, colloquio e poi colloquio esito, non superino i 60 giorni. Se dovesse malauguratamente superare il 60° giorno di tempo, un mio consiglio che posso sicuramente darti è quello di inviare una PEC con il tuo numero di protocollo e chiedi gentilmente di avere notizie, molto semplicemente, senza andare a arzigogolare troppo. Invia una PEC ad Invitalia sull'indirizzo loro PEC che troverai sicuramente online. Comunque mi sembra, vado a memoria, resto al sud, @postacert.invitalia.it, dovrebbe essere questo. Si invia una PEC mettendo nell'oggetto il numero di protocollo e si chiede, aspettate il 60° giorno però, questo è un consiglio, non andate a intasare la PEC di Invitalia ancora prima del 60° giorno previsto dalla normativa, perché non vi risponderanno comunque, anzi, li potreste anche, diciamo, contrariare. Usiamo questo termine, anche se forse è improprio, però aspettate tranquilli il 60° giorno e poi eventualmente, ma vi posso garantire che allo scoccare del 60° giorno l'esito vi arriva sulla PEC. Ecco, un'altra cosa importante, controllate la PEC almeno ogni 2 o 3 giorni, perché potreste arrivare. Quante volte è capitato, ci è capitato, di qualche imprenditore che gli è sfuggita la PEC, che ha detto no, io ero malato in quel periodo, oppure no, quindi è importante aprire sulla vostra mail ordinaria, quella personale. Andate in impostazione, vedete,
cioè in impostazione dove nella pagina delle password mettete notifica mail alla vostra mail personale, tipo mariorossi@gmail.com, faccio un esempio per farvi capire, in modo tale che quando vi arriverà una PEC da Invitalia, la visualizzate sul cellulare o sulla vostra mail che aprite in maniera più abituale, diciamo. Ok, poi qualche altra domanda che ci hanno fatto riguardo la sede operativa. Assolutamente no. Perché questo? Innanzitutto, se c'è un campo da compilare, non va lasciato vuoto, altrimenti quel campo non l'avrebbero messo se non fosse stato importante. Punto primo. Punto secondo, la sede operativa. Come forse sapete, durante la compilazione della domanda dovete indicare la sede operativa, almeno individuata, una sede dove potenzialmente per coloro che ancora non hanno costituito la società, ma hanno solo un'idea di impresa, un'idea di business, vedete che il format vi chiede di inserire una sede. Almeno cioè, ipotetica, anche se non l'avete già firmato il contratto di locazione, ma una sede, il format ve la chiede. Appunto, mettere quell'indirizzo che avete messo in domanda. Qua l'utente ci dice: ma io la sede operativa ancora non ce l'ho, forse intendeva dire non l'ho ancora formalizzata. Ok, ma tu comunque devi mettere quella sede. A meno che non è cambiata nel frattempo, allora a quel punto comunichi ad Invitalia, devi assolutamente comunicare ad Invitalia che c'è stata una variazione della sede, che è consentita. Sede operativa, così come anche il piano degli investimenti, se è cambiato in corso d'opera, può essere ammessa la variazione, quindi è sufficiente comunicare ad Invitalia sempre tramite PEC che c'è stata una variazione. Attendete l'autorizzazione da parte di Invitalia perché dipende da caso a caso, possono autorizzarvela oppure no. Mi spiego, in questa diretta siamo ancora più chiari e mi apro un po' di più rispetto a. Vi sto dando informazioni che solitamente diamo in consulenza anche privata. Se la variazione, per esempio, della sede entra nella stessa area geografica che avete individuato in sede di domanda, mi riferisco più o meno al comune dove avete individuato originariamente la sede, questa variazione. Se invece la nuova sede rispetto a quella prevista in domanda dovesse essere molto più distante, quindi addirittura in un'altra provincia, in un'altra regione, a quel punto Invitalia, anzi quasi sicuramente Invitalia, vi può autorizzare la variazione, però subordinata a una integrazione documentale. Quindi vi chiede dei chiarimenti, vi chiede ulteriori informazioni. Quindi il mio consiglio è scegliete già in una fase di preparazione della domanda una sede che nel 90% dei casi sarà quella. Non vi legate naturalmente mani e piedi perché la potrete sempre cambiare. Però appunto per evitare di incorrere in lungaggini successive, cercate di individuare una sede che sia più o meno quella. I 15.000 euro previsti dalla conversione in legge del decreto rilancio. Su questo aspetto, diciamo, siamo stati sommersi di domande e di richieste in queste ultime settimane. Ma i 15.000 euro previsti per causa Covid. Molti ci dicono, i 15.000 euro previsti dallo Stato per aiutare le aziende che hanno subito difficoltà per il coronavirus, quando arrivano, come arrivano? Molto semplice, facciamo chiarezza anche qui. Allora, innanzitutto i 15.000 euro aggiuntivi per le misure Resto al Sud sono previsti solo per le ditte individuali, non per le società. La quota per le società è di 10.000 euro per socio. Quindi anche per coloro che hanno presentato la domanda come singole persone, ok? Quindi individualmente, ma hanno poi costituito una società unipersonale, non
sono sempre 10.000 euro. Perché? Perché appunto è una società costituita dal notaio. Bisogna porre attenzione a questa distinzione, perché anche molti colleghi e commercialisti sono stati tratti in tranello, diciamo così. Quindi attenzione, la distinzione è società ditta individuale, quindi anche se è unipersonale, quindi la domanda fu presentata individualmente, avrete diritto, se società, a 10.000 euro, mentre le ditte individuali a 15.000 euro. Quando arrivano? I 15.000 euro non arrivano adesso se state in una fase di realizzazione del programma degli investimenti, ma arrivano al completamento, quindi alla fase ultima. Quando avete completato tutto il programma di spesa, vedrete che Invitalia vi bonificherà questi 15.000 euro. Un'altra cosa importante è aver inviato sempre tramite PEC, quindi come vedete la PEC è l'unico strumento di comunicazione che avete con Invitalia. Al centralino, però la PEC, diciamo, è il metodo ufficiale che utilizza Invitalia. Dicevo, l'anno scorso, a fine luglio, avreste dovuto inviare, firmato digitalmente, l'addendum. Tutti i nostri clienti, ovviamente seguiti da noi, l'abbiamo fatto. Spero che l'abbiate fatto anche voi o il vostro consulente o commercialista l'abbia fatto. In ogni caso, anche se questo adempimento non è stato fatto, scriveteci studiofinstart@gmail.com. E vedremo di aiutarvi, perché quello era un passaggio, diciamo, propedeutico, andava fatto l'anno scorso. Però niente panico, niente paura. Se non è stato fatto, il vostro commercialista non l'ha fatto, scriveteci e vediamo di aiutarvi. Comunque arrivano alla fine questi 15.000 euro per le ditte individuali o i 10.000 per socio nelle società, arriveranno quando avete completato il piano di spesa, quindi in concomitanza della richiesta del saldo che attendete come fondo perduto da Invitalia. Ok? Intanto non arrivano commenti, io quindi presumo di essere chiaro. Se non sono chiaro o avete domande, me le fate. Vedo che non ci sono commenti. Almeno credo, perché ho sempre difficoltà a leggere i commenti. Ah no, ci sono commenti. Arriva sempre in differita. Scusate se li leggo solo adesso. Giulia, grande problema, grazie Giulia, è quasi fatta, sì, ci manca poco. Per Giulia, la ragazza di cui abbiamo parlato prima, manca davvero poco, credo. Ed è veramente un'attività molto affascinante. A proposito, Giulia, ne abbiamo fatte altre di quelle, sono tue concorrenti, non nella tua zona, ma ci sono dei concorrenti. Però non, ripeto, non sono nella tua città, quindi sono relativamente distanti, però li abbiamo seguiti. Dai, possiamo dire qualcosa, almeno facciamo pubblicità. Comunque, vabbè. Ecco, possiamo usare questo termine. È una prodotti di natura artistica, diciamo molto, molto belli perché ho avuto modo poi di vederli. Chiaro ed è verificabile? Certo, Alessandro, è chiaro ed è verificabile. Dopo te ne parlo, in ogni caso sono pubblicate. Sei su YouTube, se vai sul nostro canale YouTube Finstart o vai sulla pagina shop di Facebook, tra poco comunque te ne parlo, ma sono pubblicati tutti i nostri servizi con la descrizione dei vari servizi a supporto di coloro che vogliono preparare la domanda, che vogliono essere seguiti successivamente alla presentazione della domanda, successivamente all'esito di ammissione e quindi all'ottenimento dei soldi, perché non finisce lì. Anche dopo aver avuto il finanziamento da parte della banca, si avvia la fase della rendicontazione, però fra poco ne parliamo. Se rimanete in linea, vi spiego. Una volta che hai pagato, è quella la cifra. Non... Spero di non aver frainteso la tua domanda. Comunque, poi, con Resto al Sud si possono avere incentivi per la creazione di una rivendita di prodotti zootecnico e agricolo? No, Davide, no, purtroppo no, perché il settore del commercio è escluso, quindi
per la creazione di una rivendita di prodotti zootecnico e agricolo, quindi a prescindere dal tipo di prodotto, come ho detto all'inizio del video, se non hai seguito, poi ti invito, magari, ripeto, lo lascio pubblicato, fatelo a sentire di nuovo. Se non subisci, il prodotto non subisce un processo di trasformazione all'interno della mia azienda, non posso intenderla come appunto attività di produzione di beni o servizi, ma soltanto di commercio, sarebbe un mero commercio e purtroppo dalla normativa Resto al Sud è esclusa, quindi no, non è possibile presentare questa ammessa alle agevolazioni, al di là che siano prodotti zootecnici o agricoli. Allora, ok, quindi dicevamo, quindi spero di averti risposto, di averti tolto questo dubbio. Andiamo avanti con le altre domande che ci sono arrivate sempre sul Resto Sud, poi affrontiamo l'argomento servizi della Fistart. Alla fine finisco di rispondere alle domande che ci sono arrivate. Tempi lunghi. Dicembre del 2020. C'è stata un'impennata di richieste Resto al Sud. Invitalia è stata sommersa. Parlando con alcuni tutor di Invitalia in questi giorni, ma la cosa, diciamo, era intuibile, giustamente loro dicono: il personale quello è. Voglio dire, non è che in queste settimane, in questi ultimi mesi, hanno assunto altri 300 funzionari dal ministero o in Invitalia. E questa persona appunto ci diceva: abbiamo avuto un ingente numero di richieste con questa misura nelle ultime settimane, e quindi va da sé che il tempo di lavorarle, di evaderle, più o meno sempre quello è. Chiaro che la conseguenza diretta è un allungamento dei tempi di attesa. Ma non per l'esito di ammissione, infatti mi sembra strano, sono sempre rispettati per l'esito della domanda. Quindi 60 giorni restano 60 giorni, se non addirittura prima, ma non vanno oltre i 60 giorni. L'utente qua ci chiedeva: ci sono dei tempi, vedo, lunghi per avere l'erogazione del contributo a fondo perduto, quindi in una fase successiva all'esito, e là sì. Diciamo, sarebbe prevista da normativa 30 giorni il tempo di attesa. Quindi nel momento in cui io presento la richiesta del fondo perduto, che ricordiamolo per chi ci segue da poco, è il contributo successivo al mutuo. Il fondo si ottiene prima il 50% tramite banca, attraverso il 50% da Invitalia. L'utente qua ci chiede: per avere il contributo, quindi evidentemente già ottenuto il mutuo, sta aspettando parecchio per avere il contributo a fondo perduto. Ragazzi, un po' di pazienza proprio per questo, e questo è il motivo. In queste settimane sono stati sommersi di domande, di richieste, e il personale, diciamo, è rimasto quello. Quindi c'è sempre un lato umano da considerare. Dall'altra parte non sono delle macchine o dei robot, ma ci sono persone in carne ed ossa che istruiscono le pratiche, le valutano, le analizzano, calcolano tutti i documenti, le fatture nella fase rendicontativa e quindi poi devono procedere ad emettere il bonifico bancario. Quindi sicuramente qualcuno è slittato, non hanno rispettato i 30. Una domanda dovrebbe essere impedisce. Basta, oppure potete anche chiamate il numero verde 86 col numero vostro di protocollo e chiedete qual è il vostro tutor assegnato, insomma, quindi in base
Tempi per il provvedimento di concessione, vabbè, magari ne parliamo in un altro video. Dove recuperare i moduli per gli allegati? Invitalia.it, sul sito invitalia.it, sulla sezione del Store Sud, là sono scaricabili tutti i documenti. Allora, i SAL ne parliamo in un altro video perché sarebbe lungo. Costi, Quali sono i costi di gestione finanziabili con Resto al Sud? Questa è una domanda interessante e rispondo perché non è l'unica. Spesso ci chiedete questa cosa. Quali sono questi costi ammessi alle agevolazioni? Come sapete, con Resto al Sud possiamo chiedere fino a 200.000 euro se i proponenti sono almeno 4 per il criterio di 50.000 euro pro capite per acquistare tutto ciò che ci occorre per l'attività. Quindi attrezzature, arredi, macchinari e tutto l'occorrente, utensili da lavoro, arredi per l'ufficio, tutto ciò che ci occorre. Oltre a queste categorie di spesa c'è la ristrutturazione per l'immobile, quindi possiamo chiedere un finanziamento per ristrutturare la nostra sede dove svolgeremo o svolgiamo l'attività nei limiti del 30% del totale. Quindi se io presento un piano di spesa di 60.000 euro, faccio un esempio, posso spingermi fino a 18.000 euro per le opere murarie e un ulteriore contributo pari a massimo il 20% del totale, quindi sull'esempio dei 60.000 sarà 12.000 euro, giusto? Sì, esatto, 12.000 euro massimo come tetto limite per appunto questi costi di gestione. Quali sono i costi di gestione da inserire in domanda? Sono ad esempio l'acquisto delle materie prime che mi occorrono per la produzione. Una pizzeria potrebbe inserire delle voci di spesa per l'acquisto della farina, dell'acqua, no, dello zucchero, dei pomodori, dell'insalata, dell'olio, di tutte le materie prime necessarie al suo processo di produzione. Quali possono essere le altre voci di spesa ammesse in questa categoria costi di gestione? I materiali di consumo, quindi carta, solventi e quant'altro, possono essere i semilavorati, i prodotti finiti, quindi tutto ciò che mi occorre all'interno della mia azienda come prodotto già finito, quindi che non deve subire un processo di trasformazione. I fitti, quindi se il vostro locale, per esempio, è preso in locazione o prevedete di prenderlo in affitto e quindi il proprietario vi chiederà 1.000 euro al mese, faccio un esempio, per quota parte, naturalmente, diciamo per l'avvio dell'attività, potete inserire anche i costi relativi al fitto del vostro immobile. Garanzie assicurative, se volete mettere, ma è una facoltà, ovviamente, vi sto elencando quali sono i costi che possono essere, costi di gestione che possono essere finanziati diciamo, distinguere. Bisogna fare attenzione a distinguere i costi di gestione dalle attrezzature macchinarie. Sono due categorie di voce di spesa distinte e separate. Stiamo parlando dei costi di gestione, quindi per l'attività. Quindi abbiamo detto materie prime, semilavorati, materiali di consumo, costi per fitti, garanzie assicurative. Le utenze, quindi sicuramente pagherete le bollette di energia elettrica, del gas, telefoniche, idriche. Quelle sono le classiche utenze, quindi anche lì, se di spendere 500 euro di bollette di energia elettrica, potete inserire. Oggi vi sto dando delle informazioni, ripeto, che sono oggetto del videocorso già, la chiave del finanziamento, e stasera, come avevo promesso, ve le sto proprio regalando. Vi sto facendo una piccola lezioncina, dire, semplice, che potevate tranquillamente anche. Quindi dicevo, le utenze le potete tranquillamente inserire per i primi mesi a formare un piccolo contributo se siete singole persone a presentare la singola persona a presentare la domanda fino a 200.000, scusate, fino a 12.000 euro proprio per quel criterio del 20% sui 60.000 euro massimo. È chiaro che se la totalità del vostro programma di spesa non arriva a 60, ma arriva a 50 in base al vostro programma di spesa complessivo. Questi sono i costi di gestione. Poi,
di Invitalia come avete pagato il vostro programma di spesa, è necessario e sufficiente che siano metodi tracciabili. Quindi assolutamente non sono escluse le altre forme di pagamento, gli altri metodi tipo carta di credito o carta bancomat. L'importante è che risulti da estratto conto corrente bancario. Quindi, se per esempio dovete acquistare, nel caso specifico questa persona doveva fare degli acquisti online e il fornitore non accettava bonifici bancari, anche se, vabbè, non so perché, per quale motivo, vabbè, non ci interessa, poteva accettare soltanto pagamenti con carta. Potete tranquillamente acquistare con carta di credito. Ripeto, la carta poi è collegata. Estratto conto, state a posto. Quindi l'alternativa al bonifico bancario c'è. È da evitare naturalmente il pagamento per contanti, perché non essendo tracciabile non è ammesso questo metodo. Quindi non è quella voce di spesa. Vabbè, poi ripeto, queste cose magari ve le dirò in consulenza privata qualora dovessero essere necessarie, però vi dico ci sono dei modi per risolvere questo problema, però di base utilizzate sempre metodi che siano tracciabili, quindi bonifico o carta. Poi vediamo se intanto è arrivata qualche. Ok, Davide, mi fa piacere di aver risposto alla tua domanda. Il tetto massimo delle voci. Non c'è un tetto limite. Noi, diciamo, la regola del vostro programma di spesa all'interno della domanda, il criterio è la competenza con discrezione, è chiaro, non possiamo mettere cifre fuori mercato per un singolo prodotto. Se questa penna mi costa 1 euro, il prezzo di mercato di questa penna è 1 euro, non posso mettere 100 euro come richiesta in Invitalia per farmi finanziare questa penna, perché è fuori mercato. Quindi diciamo non c'è un. È che il programma di spesa sia armonizzato. Punto primo. Punto secondo, quando si vanno a inserire le varie voci nel piano degli investimenti, bisogna porre, questa è un'altra regola che do ai miei corsisti, bisogna porre particolare attenzione se una singola voce di spesa o un singolo macchinario macchinario, io posso arrivare da solo, sappiamo, fino a 60.000 euro, quindi io massimo presentandolo come singola persona posso chiedere fino a 60.000 euro. Se io ho un macchinario che già da solo mi costa 50.000 euro, quindi ha un'incidenza che mi va a coprire la maggior parte del piano di spesa utilizzabile, è chiaro che potrebbe esserci una grossa difficoltà. Ve ne rendete conto da soli, no? Quindi bisogna armonizzare il piano di spesa. Ripeto, non è una regola, non viene bocciata una domanda perché ho inserito un macchinario che costa 50.000 euro e la restante parte l'ho utilizzata per cose più piccole. Bisogna vedere da domanda a domanda, da progetto a progetto, bisogna analizzare da settore a settore, quindi bisogna vedere di cosa si tratta. Quindi se avete dubbi ci scrivete, magari affrontiamo, però ponete attenzione a rendere armonico, omogeneo
anzi, no, io scusa, eterogeneo il piano degli investimenti, quindi le singole voci di spesa, pur non essendoci un tetto massimo come importo da spendere, non esiste un tetto massimo, però è opportuno fare attenzione a come vengono ripartite i singoli beni strumentali. Ok? Poi finiamo con qua l'ultima domanda. Il personale posso inserire come nelle voci di finanziamento il personale o persone esterne, quindi come consulenze? No. I costi salariali, quindi i costi che sostengo per il personale o di collaboratori esterni alla nostra azienda non possono essere oggetto di finanziamento con Resto al Sud, è previsto proprio dalla normativa. Non è possibile finanziare i costi salariali. Allora, quali sono questi servizi? La novità che volevo darvi questa sera era innanzitutto per quanto riguarda questi nuovi strumenti che la Finstart mette a disposizione degli aspiranti imprenditori, quindi degli aspiranti beneficiari, per preparare correttamente la propria domanda. Come sapete, già dall'anno scorso, dall'aprile del 2020, abbiamo lanciato questo videocorso che si chiama La chiave del finanziamento e che è tutt'oggi attivo, naturalmente, anzi, ed è più completo rispetto all'anno scorso perché in questi mesi, diciamo, c'è stata un'evoluzione della misura. È ancora attivo, ma oltre alla chiave del finanziamento abbiamo deciso di implementare vari servizi. Primo servizio è la consulenza. Quindi, per tutti coloro che non vogliono o non possono, per questioni, diciamo, di disponibilità, accedere alla chiave del finanziamento, possono chiedere una consulenza di un'ora con me o con un consulente della Finstart per assistervi nella preparazione della domanda Resto al Sud, oppure per avere un'analisi di prefattibilità della domanda Resto al Sud o in generale della vostra idea di business. Quindi durante la consulenza potrete chiedere qualsiasi tipo di informazione. Sia se state in una fase preliminare, quindi avete necessità di avere tutte le informazioni prima ancora di presentare la domanda, requisiti, se la vostra attività è ammessa alle agevolazioni, quali sono i documenti da preparare, quali sono i documenti necessari per non incorrere poi in successivi problemi, quindi premunirsi prima di tutti gli strumenti per presentare correttamente la domanda, oppure se siete già in una fase successiva, avete già iniziato a registrarvi sul portale Invitare, state preparando la vostra domanda, potete tramite questo strumento, la consulenza, accedere a una appunto consulenza privata con me o con un nostro collaboratore della Finstart che vi aiuterà proprio nella compilazione a quattro braccia della vostra domanda di finanziamento. Quindi, tramite una call su Skype, su Zoom, su WhatsApp, telefonica, come gradite di persona. Anche se in questo momento, in questo periodo storico è un po' difficile, tramite questo servizio, la consulenza che abbiamo originalmente chiamato la consulenza, potete presentare correttamente la vostra domanda. Quindi potete chiederci tutto ciò che vi occorre, sia in una fase preliminare, sia se siete in una fase successiva alla preparazione della domanda. La consulenza ha un costo bloccato per un mese a 97 euro, fra un mese dovrebbe passare al doppio il costo reale, che è di 197 o 200 euro. Per il momento è di soli 97 euro. In quell'ora potete compilare insieme al consulente della Finstart la vostra domanda di finanziamento. Perché abbiamo deciso di lanciare questo servizio? Che non so nemmeno se durerà sinceramente per molto tempo, anche perché sono slot di tempo che dobbiamo impiegare per tutti coloro che ce la chiederanno, perché appunto molti ci hanno scritto che sarebbero interessati a presentare la domanda, però la chiave del finanziamento, che naturalmente ha un costo più elevato, giustamente perché diciamo dà un quadro completo su come si presenta tutta la domanda di finanziamento dall'A alla Z ed è un videocorso che resta a voi, cioè nel senso è un vero e proprio prodotto digitale, ma è un prodotto digitale che vi consegniamo, che naturalmente ha un costo più alto,
E in più avete le varie consulenze dedicate con un consulente comprese nel prezzo. Mentre qui con un costo molto più basso, stiamo parlando di solo 97 euro, ci sarà un consulente che in consulenza privata si dedicherà a voi, avrà il focus sulla vostra attività. Quindi se avete già effettuato la registrazione sul portale Invitalia e avete dei dubbi su delle specifiche sezioni della domanda, potete tranquillamente chiedere a lui e insieme a lui compilerete la domanda. Oppure in una qualsiasi fase in cui vi troviate, quindi o preliminare o anche addirittura successiva, vi è arrivato l'esito di ammissione alla domanda, potete chiedere la consulenza, quindi accedete tramite la videochiamata, la videocall, e quindi chiedete come rendicontare le fatture, piuttosto che come presentare gli allegati il perfezionamento della domanda. Come realizzare il programma di spesa, perché come sapete noi dalla Finstart non andiamo a finire il nostro lavoro soltanto con la domanda di finanza agevolata, ma vi possiamo seguire anche quando l'azienda è già bella allestita, quindi in una fase successiva per lanciarla, sviluppare la vostra idea di business. Quindi la consulenza, come fare? Molto semplice, basta inviare una mail a studio finstart@gmail.com, lasciare il vostro recapito scrivendo due parole: sono interessato alla consulenza. Un operatore vi contatterà nel giro di poche ore per fissare giorno e orario della vostra consulenza, che di solitamente nel giro di 48 ore massimo. Concordate comunque insieme l'appuntamento. In modo più semplice non c'è. Un'alternativa è quella di andare sulla pagina shop della nostra pagina Facebook, lì c'è il pulsantino, dovrebbe esserci, oppure sul nostro canale YouTube. Ma vi posso dare un consiglio: basta inviare un messaggio in privato sulla nostra pagina Facebook, lasciando il vostro recapito telefonico, o scrivere una mail. Sono interessato alla consulenza. Vi chiamerà telefonicamente un nostro consulente o io personalmente, fissiamo insieme, in base alle vostre esigenze e alle nostre esigenze, un appuntamento. Questo era il primo servizio nuovo. Secondo servizio, nuovo non è, però comunque lo lanciamo stasera perché non l'abbiamo mai pubblicizzato, mai sponsorizzato. Infatti lo lanciamo anche perché ha avuto un discreto successo per coloro che già ne hanno usufruito, è la preparazione al colloquio con i valutatori di Invitalia. Quindi, per tutti coloro che già hanno presentato la domanda di finanziamento adesso al sud e sono in attesa di ricevere la convocazione, un consiglio: arrivate preparati al colloquio, perché come ho sempre detto, possiamo fare il miglior progetto al mondo, ma se durante il colloquio facciamo scena muta o addirittura diamo risposte errate, rischiamo di compromettere tutta la domanda e quindi la domanda viene bocciata. Quindi sarebbe un peccato, anche perché, come vi ho detto prima, visto che c'è stata un'impennata di domande dal dicembre 2020 ad oggi, e i fondi, almeno pare fino ad oggi, siano rimasti sempre quelli, gli stessi, è chiaro che a contendersi questa fetta di torta siete molti di più. E quindi la concorrenza si è fatta più spietata, più stringente. Quindi oggi, ancora più di ieri, è necessario presentare non solo la domanda in maniera corretta, perché andrete a concorrere con altre persone che magari hanno la stessa vostra idea imprenditoriale, ma anche al colloquio è indispensabile arrivare preparati. Quindi abbiamo deciso di lanciare anche quest'ulteriore servizio, la preparazione al colloquio. In cosa consiste? Rapidamente ve lo dico, in due call. La prima, in cui vi illustreremo quali sono le risposte da dare ai valutatori in base naturalmente alla vostra domanda, al vostro progetto, alla vostra idea di business, quindi non sono risposte generiche. Ci cioè andiamo a vedere insieme la vostra domanda, quindi qual è stata la vostra idea di business che avete presentato in Invitalia, e vi illustreremo quali sono le risposte da dare ai valutatori. E una seconda call a distanza di un paio di giorni, in cui faremo una vera e propria simulazione del colloquio. Quindi vi prepareremo su tutte le domande che i valutatori vi faranno, in buona sostanza sul vostro progetto imprenditoriale. Ci sono delle accortezze da avere per sostenere con successo
il colloquio e in questo servizio ve le sveleremo, ve le daremo. È un servizio, a parer mio, forse tra i più importanti, perché ripeto, il colloquio è parte integrante della valutazione. Una volta inviata la domanda, non finisce lì. È molto importante arrivare preparati al colloquio. E oggi, diciamo, la corsa è diventata ancora più difficile perché se prima magari venivano approvati 4 progetti su 10, oggi ne approvano 1, 2 su 10 perché ci siete molte più persone, innalzando il limite d'età a 55 anni, sono forse raddoppiati gli aspiranti beneficiari e quindi siete veramente in parecchi. È necessario arrivare preparati non solo nella domanda, ma anche al colloquio. Terzo e ultimo servizio, diciamo quarto, perché alla fine la chiave del finanziamento del videocorso rimane attiva, era attiva e rimane tutto oggi attivo. Un ulteriore nuovo servizio che abbiamo implementato riguarda la rendicontazione, quindi la fase ultima. Per tutti coloro che già hanno presentato la domanda, hanno già avuto il finanziamento, hanno avuto il mutuo, o anche prima, in quella fase, diciamo che stanno in attesa di avere il mutuo da parte della banca, come sapete, bisogna rendicontare per ottenere il fondo perduto. La rendicontazione, o meglio, la fase attuativa, così come la chiama Invitalia, cioè la fase successiva all'esito di ammissione alle agevolazioni, è una fase tecnica. Quindi è una fase molto particolare dove bisogna fare attenzione, porre particolare attenzione sui numeri. Sono dei calcoli veri e propri da fare, quindi bisogna raccogliere la documentazione, preparare tutte le schede per riportare le fatture, tutte le spese, come sono state rendicontate, come sono state pagate. È un vero e proprio servizio che tendenzialmente fanno i commercialisti, se sono esperti della materia, se sono specializzati e se conoscono la misura Resto al Sud. Ci arrivano molte richieste da studi commerciali anche per questo aspetto, e quindi mi rendo conto che probabilmente, o forse giustamente, i commercialisti, non avendo tempo da poter dedicare alla finanza agevolata, ci passano molto lavoro e quindi da lì nacque l'idea di implementare questo ulteriore servizio. La rendicontazione. Quindi, se siete in una fase successiva, avete avuto l'esito di ammissione e dovete chiedere il fondo perduto perché non arriva in automatico. Questa è un'altra cosa che ci tengo a dire. Molti dicono: ah, ma il fondo dalla banca? Assolutamente no. Invitalia non sta lì a cliccare il bonifico in automatico. Bisogna chiederlo il fondo perduto. Non con la domanda Resto al Sud, che ovviamente già avete fatto, ma con una serie di documenti e titoli di spesa del vostro programma di investimento. Non mi dilungo qui, ma è una fase che a volte può durare dei mesi. Non è una cosa, diciamo, che si fa in 2 giorni. Qualche collega sa di cosa sto parlando. Dura mesi, dipende molto dalla banca, dipende da una serie di fattori, può arrivare a durare qualche mese. In questo nostro servizio, quindi affidate a noi tutta questa procedura, ci occupiamo noi dalla A alla Z, anche sul vostro ovviamente specifico mandato e su vostra delega, di contattare la vostra banca, di contattare Invitalia, di predisporre tutta la documentazione con un unico scopo: farvi ottenere il fondo perduto in tempi rapidi. Non di farvelo ottenere perché quello è scontato, verrebbe meno il servizio. Lo scopo non è farvi ottenere il fondo perduto, perché qualora non dovesse arrivare, verremmo meno al nostro compito, ma di farvelo ottenere in tempi rapidi, il più rapido possibile. Ok? Più rapidi possibile. Questo è il nostro scopo e si chiama appunto rendicontazione, che non trovate ancora sullo shop, ma fra qualche giorno lo metteremo il relativo link. Per accedere nel frattempo a questo servizio, la stessa procedura che abbiamo detto per la consulenza. Molto semplice: inviate una mail a studiofinstart@gmail.com lasciando un vostro recapito telefonico chiedendo: mi occorre il servizio rendicontazione o fase attuativa. Vedrete che di lì a poche ore un consulente vi contatterà per analizzare insieme il da farsi e quindi, se ci sono i presupposti, procederete, fisseremo un appuntamento e procediamo a raccogliere tutta la documentazione necessaria e a servirvi.
Mentre, infine, dicevo all'inizio, la chiave del finanziamento, il videocorso che vi spiega dalla A alla Z come preparare la domanda insieme ad un nostro consulente, è sempre attivo. Il prezzo, naturalmente, il costo del videocorso è, come vi avevo preannunciato, salito a 9,97 da 6,97 che era l'anno scorso, diciamo, è stato un passaggio obbligatorio che però vi avevo avvertito, ve l'avevo detto a Natale che sarebbe aumentato, come giusto che sia, ma rimane comunque pur sempre un prezzo, a parer mio, ridicolo, perché il valore di quel servizio è di circa 2.500 euro. Lo lasciamo comunque ancora a 9,97. Infatti, come vedete, non è scarsity, ragazzi. A volte ci sono dei mezzucci di marketing di qualcuno, di qualche finto guru che sta online, che utilizza questa, si chiama scarsity, questi mezzi per dire io aumenterò il prezzo per far sì, per vendere di più, in buona sostanza. Non abbiamo bisogno di questi mezzi. Se vi dico che aumenta un servizio, come vedete, è aumentato. Quindi se a dicembre vi dicevo prendete la chiave del finanziamento, chi ne ha approfittato ha fatto bene. Come vedete adesso è 9,97, ma comunque è ancora, diciamo, il prezzo molto più basso, meno della metà del suo valore. La stessa cosa appunto che vi sto oggi invece dicendo per la consulenza. La consulenza, che a parer mio è il miglior servizio, uno perché è il più basso come costo, due perché in quell'ora potete chiedere la qualunque al consulente, qualsiasi cosa abbiate bisogno, dubbio relativamente alla vostra domanda, alla vostra idea, il consulente ve la darà. Ripeto, fra un mese il costo della consulenza dovrebbe raddoppiare. Così, come ve lo dissi, vi avvisai per la chiave del finanziamento, ve lo sto dicendo oggi per la consulenza. Oggi è a soli 97 euro. Fra un mesetto dovrebbe tornare al suo prezzo. In realtà, vedete, non è che aumenta il prezzo resta, cioè il prezzo è quello, 197. Nella fase di lancio, questa è una regola, diciamo, generale di marketing, nella fase di lancio il prezzo si mantiene ovviamente basso. Approfittatene, quindi tutti coloro che hanno intenzione di accostarsi, avvicinarsi e capire di più, scoprire quali sono le regole vere, non le regole false, non andate a cercare notizie in giro in rete, perché vi posso garantire che il 98% delle persone che millantano di essere consulenti esperti di finanza agevolata, vi posso garantire con profonda competenza ed esperienza che non hanno mai redatto un business plan, non hanno mai redatto un piano industriale, un piano di marketing, mai. Ma leggono qua e là le notizie online, vanno sul sito X, sul sito Y, le sommano, fanno una cozzaglia di roba e le buttano via, danno fiato alla bocca e sono facilmente smentibili, perché alla fine dicono veramente alcuni, non tutti, però la maggior parte non possono garantirvi la correttezza delle informazioni. Affidatevi a chi fa questo lavoro, questa professione da molti anni, a chi è competente del settore, chi lo fa come noi da ormai 16 anni. E niente, quindi i servizi ve li ho dati. Spero di vedervi presto in consulenza. Io per oggi ho finito e spero di essere stato chiaro. A breve pubblicherò altri video. Quindi rimanete sulla pagina. Se avete domande o dubbi da risolvere in merito alla domanda adesso al sud, potete tranquillamente scrivere o in privato su questa pagina o tramite mail. Ricordiamola ancora una volta: studiofinstart@gmail.com, oppure lo trovate sul canale YouTube, insomma, le nostre informazioni ce le avete. Lasciate il vostro recapito telefonico e in tutta tranquillità verrete contattati da un consulente senza impegno. Ragazzi, la telefonata non vi costa nulla. Il fatto che lasciate il vostro recapito telefonico, come sapete, noi non siamo degli stalker, o non stiamo lì a chiamarvi o mandarmi, non abbiamo mai mandato SMS a nessuno, mai. Inviato SMS a nessuno, quindi il cellulare, il numero di telefono, essere rapidi, ma lo dico più per voi che per noi. Quindi se volete l'informazione rapida, veloce, perché state pensando,
Molto semplice, lasciate il messaggio in privato. Ho dovuto oscurare sulla pagina numeri di cellulare di utenti che chiedevano. Il numero lo dovete lasciare in pagina sui feed, chiamata bacheca impropriamente. Ma in privato andate su Messenger, lasciate il vostro recapito e chiedete di essere ricontattati oppure se avete bisogno di accedere a uno dei quattro servizi che vi ho elencato in questa diretta. La chiave del finanziamento, trovate il link. La consulenza privata di un'ora, la preparazione al colloquio e la rendicontazione o la rendicontazione per la fase finale post approvazione, lasciate il recapito telefonico, vi contattiamo ed è senza impegno alcuno. Quindi decidete poi con calma se procedere oppure no. Intanto vi auguro una buona serata, spero di aver detto tutto, spero che l'audio sia stato ottimale. E niente, a presto, ciao ragazzi, buona serata.